Ciao, quest'oggi piccolo video di realizzazioni. Volevo farvi vedere quello che ho appunto realizzato. Allora, sono creazioni molto molto semplici, come ad esempio questa chiave con il gufetto e ha una catena a pallini molto lunga. Di queste ne ho realizzate 4 con 4 gufetti diversi e con due tipi di catena. Sono tutte in ottone e le trovo davvero adorabili. Infatti, questa qui ha una catena molto sottile, sempre lunga. Poi questa ha sempre il buffetto, però questa con la catena a pallini, sempre anche questa molto lunga. Anche questa ha una catena a pallini, la chiave è praticamente uguale alle altre. E poi ho realizzato anche questa con una catena lunga, sottile. Poi ho realizzato questa con il gufetto semovibile, molto carina anche questa, e questa ha una catena a pallini lunga. Poi ho realizzato delle collane con le palline all'interno, oppure dei cristalli all'interno. Di questo tipo ho realizzato questa con la frutta, delle Ken con la frutta, questa in argento, molto carina. Poi ho realizzato questa con delle palline, delle piccole perle bianche e un cavalluccio marino. E anche questa una catena a pallini lunga argentata. Poi ho realizzato questa con i dolcetti, sempre Ken a forma di dolcetto, e ho inserito questo cuore con scritto handmade, sempre con una collana lunga, sottile. Poi ho realizzato questa con questi fiori con dei cristalli molto luminosi, sempre con questo cuoricino con scritto handmade e ha sempre una collana lunga sottile. Poi ho realizzato questa con questi marshmallow infimo e questa chiave. Per questa invece ho utilizzato una collana a pallini, sempre lunga. Poi ho realizzato, questa è l'ultima con le bottigliette, questa con dei cristalli sempre a forma di fiorellino e questa chiave. E poi ho utilizzato una collana lunga a pallini. Queste sono molto molto carine, le trovo molto molto carine. Poi ho realizzato questi due semplici orecchini, praticamente due paia uguali, con l'echina a forma di dolcetto, molto molto semplice. Poi ho voluto realizzare dei ciondoli che possono essere utilizzati sia come ciondoli per cellulari oppure charms per agende, ad esempio. Allora, questo con questa gabbietta e questa avventurina. Poi ho voluto realizzare questo a forma di diamante con questa pietra viola. Poi, questo sempre col diamante, questa madreperla rossa. Poi questo, sempre il diamante, con questa pietra d'anguria bianca, striata. Poi, col tema di Hunger Games, ho voluto realizzarne due con questa pietra occhi di gatto e questi charms, molto semplici. Poi, come ultime realizzazioni, ho voluto realizzare questi due chiamangeli con campanellino, uno più grande e uno più piccolo, sempre con una collana a pallini in acciaio. Le ultime realizzazioni sono queste collane con queste fatine, con questi cameo con queste fatine.
a mio avviso molto molto carini, semplici ma molto di grande effetto. Spero che queste mie piccole realizzazioni vi possano piacere e se vi va lasciatemi un commento sotto. Ciao e al prossimo video!